Benvenuti amici amanti dei libri in questo mio piccolo angolo di lettura. Oggi qua con Marcella Nardi, a quale sarebbe dedicata questa rubrica, i consigli letterari di Marcella Nardi. Oggi con lei parleremo di un autore a me molto caro, perché comunque è conterraneo, ecco, è siciliano e si tratta di Andrea Camilleri. In particolare, visto che lui comunque è molto conosciuto, soprattutto grazie a Montalbano, preferirei iniziare proprio così, parlando di come nasce questo protagonista, non solo della pellicola italiana, ma anche della sua di vita. Parlaci come è nato Montalbano con Camilleri. Sì, allora, Andrea Camilleri, come dicevamo prima, un po' similmente a quello che è successo con Dan Brown, hanno avuto un grande successo di massa, quindi verso il grosso del pubblico, grazie alla trasposizione televisiva dei romanzi. Andrea Camilleri, è una figura anche lui con una vita abbastanza movimentata, ma di questo ne parleremo meglio dopo. Qualche cenno solo all'inizio. Innanzitutto il personaggio Luca Zingaretti, che ha interpretato il commissario Salvo Montalbano, molti pensano che magari si sia conosciuto sul set. Mi sembra Alberto sia il nome, Alberto Sironi, ha dovuto scegliere quale poteva essere il personaggio e ha dovuto sottoporlo ad Andrea Camilleri. All'inizio, Camilleri non era d'accordo con Zingaretti, nella figura, ma non perché, e qui veniamo al fatto che comunque i due si conoscevano, perché Esatto. Luca Zingaretti aveva frequentato la scuola, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, in cui uno degli insegnanti era proprio Andrea Camilleri. Quindi i due si conoscevano, non è che non si conoscessero, ma nei romanzi Salvo Montalbano ha capelli neri e ricci. E invece quando Alberto Sironi gli presenta Luca Zingaretti, come in una delle interviste che ha rilasciato molto simpaticamente Camilleri ebbe un attimo di esitazione, ma non per la bravura o meno di Zingaretti, che già era bravo e poi è diventato sempre più un grandissimo attore, ma per il fatto che un po' stravolgeva la fisionomia del personaggio. Una domanda, curiosità, anche perché io ho visto tantissimo anche il giovane Montalbano. È effettivamente l'attore che interpreta il giovane Montalbano, cioè è perfetto, è lui. E Sì. sai se è anche lui è cresciuto in questa sua accademia? No, allora questo non mi risulta da nessuna parte. Quindi su questa cosa non saprei rispondere, perché anche a me è venuto in mente di cercare di indagare, però a meno che appunto nel mondo di internet questa cosa non sia stata messa. Camilleri è riuscito anche a creare una sorta di contrasto, non solo con questo aspetto televisivo, ma anche con l'aspetto letterario. Praticamente non solo Camilleri ha creato questa squadra di cui poi vediamo bene tutti questi contrasti, molto bella, ma ha creato proprio il suo linguaggio. Tant'è che quando io ho guardato le informazioni su Camilleri, dice proprio la lingua di Camilleri. Allora, Camilleri però era stato impressionato da un racconto citato però in un teatro in dialetto ed era rimasto molto impressionato di questa cosa. Allora lui aveva scritto un racconto molto in dialetto proprio, però non c'erano state appunto varie disquisizioni, perché un conto è chi il dialetto effettivamente lo parla, ma Certo. alla gran massa questo risultava ostile.
ostico, perché ovviamente il pubblico non poteva. Allora lui a un certo punto ha voluto approfondire questo discorso del linguaggio rileggendo molto nel dettaglio, per esempio, Carlo Goldoni. Quindi tutte le commedie venete, se noi andiamo a far mente locale, le commedie di Carlo Goldoni hanno una particolarità. Non sono in dialetto veneziano stretto. Hanno anche loro questo misto tra un italiano abbastanza comprensibile e qua e là degli accenni di dialetto locale. Per cui lui ha cominciato a provare questo in un successivo romanzo di usare fondamentalmente l'italiano, ma mettere qua e là tutta una serie di parole, termini, verbi in dialetto siciliano, che un po' alla volta il pubblico ha cominciato a farli propri. Su internet alcuni avevano addirittura scritto il vocabolario di Campanella. Come ha fatto a conquistare, a parte chi ha guardato, chi ha conosciuto comunque Montalbano tramite la TV, ma sì, i lettori invece che hanno conosciuto Montalbano e quindi Andrea Camilleri molto prima della serie televisiva dedicata a Montalbano, cosa ha suscitato, cosa ha fatto sì che lo amassero così tanto? Qual è il punto di forza di quest'autore? Allora, diciamo che ci sono alcuni aspetti su cui concordano tutti, altri aspetti, alcuni li dicono. Io mi sento di interpretare, di condividere quasi tutte le versioni che ho sentito. Allora, alcuni dicono perché quasi per la prima volta, quando lui ha cominciato a scrivere i libri, c'è un detective, quindi un commissario con la sua squadra, siciliani. Fino a quel momento quasi tutti erano del centro o nord Italia, però alla fine lui ha descritto e ha molto anche rivalutato quell'opinione sbagliata che tanta gente aveva, e ahimè in certi casi ha, della Sicilia, perché la si accomuna purtroppo in maniera sbagliata troppo spesso solamente alla mafia. Lui ha dato una visione di un mondo. È vero che in quanto poliziesco c'è tutta la parte criminale, quindi sì, comunque i criminali ci sono, però ha mostrato attraverso i personaggi positivi una Sicilia di buon cuore, una Sicilia che segue le regole, che ama la sua terra e quindi, diciamo, ha rappresentato, seppur partendo da eventi di criminalità, ha creato questi personaggi che rappresentano una bella Sicilia, una Sicilia di valori, di sicuro, perché questo era l'intento di Camilleri e anche lui l'ha detto a molte interviste. Diciamo che questo è un punto di forza dell'autore, quindi del personaggio, del protagonista Montalbano. Sì. Qualcuno che ha detto qualcosa di negativo perché non è piaciuto? A livello generale, diciamo che ha incontrato quasi sempre un buon consenso di pubblico. Poi, per l'amor di Dio, ci sono stati quelli comunque che non hanno gradito. Io stessa conosco persone che proprio il personaggio anche di Montalbano e tutto non lo sopportano, ma questo avviene, diciamo, un po' dovunque. Qualcuno ha cercato di osteggiare Camilleri, ma come figura. Camilleri ha cercato anche prima con un altro romanzo che aveva scritto, ecco, una cosa e poi ripasso da capo la palla a Montalbano. Camilleri è stato regista teatrale e ha cercato di ancora prima alcuni dei suoi lavori di passarli alla TV, ma è stato anche osteggiato purtroppo anche per le sue idee politiche, perché era comunista. Lui fin da ragazzo iscritto al partito, da un certo momento in poi anche è stato diciamo att-
motivo più o meno. Comunque pubblicamente, insomma, faceva varie affermazioni, parlava, eccetera. E infatti questo, come inciso, ha fatto sì che a un certo punto lui era ancora relativamente giovane, aveva fatto un concorso per la RAI, l'aveva vinto, ma non era stato accettato e è riuscito a entrare in RAI dopo 3 o 4 anni, per le sue idee politiche. E quindi questo, diciamo, gli ha un po', per un po' tarpato le ali, c'è chi dice anche su altre cose, perché in effetti lui era un personaggio molto eclettico, faceva tante cose, giornalista, scriveva molto, era nel campo teatrale, regista teatrale, componimenti teatrali, poi scriveva poesie, tantissime poesie. Ecco, questo il grosso del pubblico non lo conosce questo aspetto. Facciamo così, parliamo però prima del Montalbano nella squadra e poi degli accenni. Ok, mi piace. Allora, Andrea Camilleri ha creato una squadra con una serie di figure molto particolari. Allora, partendo da Salvo Montalbano, di cui poi è stata fatta anche alcuni numeri Topolino con Salvo Sì, Topalbano, che lui molto simpatica questa cosa. Sì, Topalbano, molto carino. Ecco, allora Montalbano è una figura e Luca Zingaretti riesce anche con la mimica facciale, anche con il tono della voce, veramente, per chi ha letto i libri, a interpretarlo veramente bene. Appare una persona in certi momenti quasi scontroso, poi una persona che arriva subito al sodo, non vuole più di tanto, come dire, infarcire le cose. Ma è un personaggio comunque di buon cuore. In quasi tutti i romanzi e quindi anche nelle serie televisive c'è sempre un fatto, qualcosa che avviene in cui Montalbano viene in aiuto, magari alcune volte trasgredendo la legge. Ecco, vediamo altre figure molto interessanti della squadra. Il vice commissario, Mimì Augello. Allora, Augello, tra l'altro interpretato bene da Bocci, e veramente interpreta in maniera superba il personaggio di Mimì. Fino a un certo numero dei romanzi di Montalbano, così come poi nelle trasposizioni televisive, Augello non è sposato. E comunque anche quando poi si sposa, incarna bene questo suo atteggiamento da Don Giovanni. E comunque Augello interpreta bene, al di là dell'essere un Don Giovanni, anche il fatto che molto spesso arriva subito a idee completamente sbagliate, ma questo è anche un gioco di ruoli, perché in questo modo Spero. il suo capo, Salvo Montalbano, ancora di più poi emerge. Poi c'è la figura di Fazio. Fazio è il suo aiutante, che tra l'altro sta quasi sempre non è che vive nell'ufficio di Montalbano, ma quando ci No. sono gli interrogatori lui ha la sua scrivania. Fazio anche lì ha una particolarità creata da Camilleri, il complesso dell'anagrafe. Quando Montalbano gli dice trovami le informazioni, lui cosa fa? Torna in ufficio, prende dalla tasca il famoso biglietto di carta e comincia a indicare di ogni persona, padre, madre, dove sono nato, indirizzo, cioè, Ah, ok, sì. questo scontro tra Montalbano che dice, senti, ma ti devo buttare fuori la porta, basta, non ne posso più. Poi, a partire da un certo numero di romanzi in poi, Fazio precede tantissimo gli ordini di Montalbano, cioè man mano Capito. Alle volte sì, ho capito che che molto spesso. l'indagine va avanti e che servono delle informazioni, quando Montalbano dice Fazio, per favore, trovami, guardami, lui subito esce il Già famoso fatto. pezzetta, dice già fatto. E in molti romanzi, da un certo punto in poi, Montalbano gli dà fastidio proprio. E questa cosa è stata notata da alcuni e non si riesce a capire perché a un certo punto Montalbano quasi è geloso
della bravura e del tempismo che ha Fazio. E qui veniamo, per esempio, a un altro grande personaggio, Catarella. Ah, Catarella vabbè, lui. è veramente, se potessimo paragonare a Camilleri con Montalbano, a un pittore, potremmo dire che Catarella è il colpo di genio, la pennellata di genio. La figura di Catarella è una figura in cui molti hanno detto, ancora forse di più dei personaggi più importanti, la figura di Catarella mostra aspetti psicologici fantastici. Perché? Catarella nei primi romanzi fino a un certo punto appare, scusatemi il termine, quasi uno scemo. Cioè, voglio dire, lui è lì che piange spesso, che proprio si commuove e piange anche in ufficio su tante cose, entra in maniera irruenta, sbatte a queste porte, eccetera. Oppure cambia i nomi. Sì, ecco, stavo dicendo, sbaglia i nomi e spesso anche in una maniera da ridere, ovviamente è fatto apposta da Camilleri, in maniera proprio fortissima. Però da un certo momento in poi Camilleri rivaluta la figura di Catarella, perché Catarella a un certo punto si presenta dal suo capo Montalbano e gli dice: senti, io vorrei fare un corso di, anziché dire informatica, di informaticcia, uno dei termini. E invece Catarella, quando poi Si segue il rivela. corso, si svela un asso del computer. È Non solo al vero. corso è o il primo o uno dei primi, però addirittura una volta che in ufficio, quindi gli comprano il computer, attacco internet, Catarella diventa un genio, un mago. Infatti, nelle varie investigazioni, lui non solo riesce, quando trova le informazioni anche via internet, è molto bravo a fare tutti i collegamenti di qui e di lì, ma quando nella casa di un delinquente o di un morto c'è un computer, e allora Montalbano dice a Catarella: Catarella, per favore, trovami la password, guarda di qui e di lì. Catarella si rivela un genio quasi. Camilleri, come a un'intervista disse, lui ha voluto mettere anche in auge un aspetto che noi vediamo spesso nella vita reale, cioè che c'è gente che ha un modo di porsi purtroppo che sembra, cioè, sminuire le sue capacità, e invece poi alla fine Sì, invece si degli rivela attori. essere molto più in gamba di quello che appare. Al contrario di tanta gente che non vale niente, però ha la capacità di porsi agli altri per quello che non è, però si impone come figura. Ci sono altri tre personaggi che di fatto non dipendono da Montalbano da un punto di vista della gerarchia, ma che sono anche loro personaggi molto in Importanti. gamba, contrastanti, ma che nell'insieme danno una bella, forte visione. Uno è l'anatomopatologo, il dottore. Anche in questa figura burbera del dottore, anche qui Camilleri si dimostra bravo nella psiche umana, nel far emergere il fatto che non sempre una persona che sembra ostile, che sembra, alla fine anche l'anatomopatologo è una figura anche lui di buon cuore, tutto sommato. Poi ci sono altre due figure interessanti, contrastanti. Uno è il capo della scientifica, che in questo caso però Camilleri lo descrive sempre male, come quasi un idiota. Sto capo della scientifica, che è un personaggio che anche diciamo, nella trasposizione cinematografica è fatto abbastanza bene, quindi è scelto bene, perché lui si crede di essere un ganso, tutto bello, così colà, Intelligente, sì. alto, sì, ma alla fine quasi sempre non capisce quasi mai niente. Cioè, e sono rare le volte che le sue intuizioni sono. Ma questo serve molto come contrasto per
Un'altra figura interessante è il vicequestore, che non sempre, non compare, mi sembra, No, nei non è primi sempre, casi, dipende dalla che storia. è il maniaco quasi sessuale. Ma maniaco sessuale in che senso? Praticamente non è il questore, ma mi sembra che sia il Il vicequestore. vicequestore, non è. È il vicequestore, che è un uomo che anche qui, viscido, mieloso, ed è stato Sì. interpretato bene dall'attore che lo interpreta, che ogni volta, siccome per il suo carattere nella vita privata non è mai riuscito ad avere una donna, una storia sentimentale, lui quando vede una donna viva o morta, perché anche quando vede un cadavere sulla scena del crimine, lui subito cerca di prendere tutti questi elementi quasi, non dico in stile pornografico, no, perché non è nello stile di Camilleri, ma di No, però. vedere sempre questi, quando vede il corpo di una donna, magari semisvestito, eccetera, lui rimane colpito. E anche qui è bello questa presa in giro da parte di Montalbano, che spesso lo prende in giro e riesce, come succede con chi si crede di essere chissà chi, ma poi è A scemo, rigirarlo. riesce a rigirarlo come un calzino, come vuole. Ecco, quindi È questo bello. qua, questo diciamo, un po' tutto lo scenario della squadra, che ha reso veramente un po' unica Unico. la rappresentazione, perché in questo modo così, diciamo, vasto, perché c'è il commissario, il vicecommissario, e poi c'è Fazio, e poi ci sono appunto le figure di Catarella, e poi c'è il vicequestore, l'antropatologo, e poi c'è quello. Cioè, così bene e così molto contrastanti, ma che si amalgamano perfettamente, Bello. e quasi aspetto unico nel mondo dei romanzi dei gialli. Allora, diciamo che Camilleri per moltissimo tempo è un regista teatrale, quindi è una persona che quindi vive dietro le quinte, vive sul palco, ha fatto anche lui l'attore, seppur non con un vero successo, ma il suo più grande, diciamo, lavoro è stato quello di proprio regista teatrale. Quando finalmente riuscì a entrare in Rai, negli anni 60, lui è delegato alla produzione di sceneggiati, guardate un po', famosissimi, e di fiction, per esempio Il Tenente Sheridan con Ubaldo Lai, tutta la serie Mi pare. originale italiana con Gino Cervi del commissario Maigret. La carriera di scrittore, diciamo che di fatto comincia alla fine degli anni 70, con un romanzo, Il corso delle cose. Ma io non ho capito una cosa su questo, perché mi sono un po' documentata su questo romanzo, che è stato appunto il primo, in quanto lui ha pubblicato anche questo romanzo con la Sellerio, però era non era inedito, era già stato Era già editato appunto da questa casa editrice, che è a pagamento. Ma c'è stato un accordo tra i due in quanto lui non avrebbe pagato, poiché loro allora, volevano questa prima arrivare. casa editrice, sì, c'era un accordo strano, tant'è che io l'ho letto su più punti, credetemi, non sono riuscita molto a capire com'era st'accordo. Era una sorta di, prima dice editore a pagamento, con l'impegno però di citare l'editore nei titoli dello sceneggiato, perché poi fu fatto uno sceneggiato Ah, che ok, ecco. nome cambiò, che si chiamava La mano sugli occhi, tratto dal Pensa. libro. Poi cosa succede? Che negli anni 80 con la Garzanti pubblica una serie, un altro romanzo sulla cittadina di Vigata, quindi compare per la prima volta questa città inesistente come nome, Certo, sì. che a cavallo, che si chiama Un filo di fumo. Io ne Bello. ho vari che si svolgono tra la fine dell'Ottocento e inizi del Novecento, e pian pianino, grazie a questi romanzi, in realtà Camilleri, al pubblico più specializzato, più raffinato, comincia ad essere conosciuto come scrittore, anche se devo dire la gran massa dei lettori ancora non lo conosce.
che la gran massa dei lettori lo conosce come Montalbano. Camilleri ha scritto anche alcuni romanzi su un altro investigatore che si chiama il commissario Collura. Questo è uno di questi. Ah, ok. Sì, si vede bene. Carini, devo dire. Questo commissario Collura è un commissario, come nella realtà esiste, che lavora sulle grandi navi da crociera. Collura. Ma siccome non ha avuto un grandissimo successo, c'è stato uno, mi sembra uno solo, dei romanzi in cui i due si incontrano, Montalbano. No, non lo sapevo. Ecco, una cosa che non avevo detto quando abbiamo parlato di Montalbano, del gruppo, e anche la famosa fidanzata, Livia. Allora, quando il giornalista gli chiede, ma come mai lei che invece sembra credere nel matrimonio, in un'unione, beh, dice, ha creato invece questa figura di questi due che addirittura vivono così distanti. E lui ha detto perché rappresentano un po' la visione del mondo attuale, anche ormai in Italia. Dice, e volevo dare anche uno scenario di questo tipo, perché dice tutto sommato Salvo Montalbano rappresenta l'idea dell'uomo che si trova a vivere in un contesto in cui la donna ormai non accetta più la schiavizzazione maschile. In uno dei romanzi in cui Camilleri mette insieme, fa sì che dopo tante insistenze che la povera Livia cerca sempre di andare in vacanza e Montalbano ogni volta ha qualcosa per un motivo o per un altro non può, ecco, finalmente vanno in una vacanza, prendono una crociera, ma guarda caso c'è un omicidio e il commissario Collura, venendo a sapere che sulla nave tra tra i vari, mi sfugge il termine, ospiti della nave, c'è il famoso commissario Montalbano di Vigata. E quindi a questo punto, nonostante i litigi che sorgono con la povera Livia, Montalbano è ben felice a questo punto di abbandonare quasi il ruolo del vacanziere turista e si mette con Collura a seguire le indagini. Purtroppo diciamo però che si stava annoiando. E devo dire che secondo me, effettivamente, mettendo Montalbano nel romanzo, ecco che Collura di più emerge, è più bello questo romanzo rispetto a quello solo di Collura. Vorrei, come altri due romanzi di quelli non del commissario Montalbano, ma che si svolgono sempre a Vigata, ma Vigata un po' più del passato, dell'Ottocento. Sì, una serie di storie che vanno sotto il nome La regina di Pomerania, dove la regina di Pomerania è una delle storie, che però forse è la più bella delle storie. E questo Pomerania ha un significato che non dico. E sono tutta una serie di racconti molto carini, molto belli, non necessariamente dei gialli o con dei morti ammazzati, alcuni sì, alcuni no. E poi c'è anche un altro romanzo abbastanza molto carino che si chiama La stagione della caccia. Questo è una sorta di inchiesta non intesa tanto da un punto di vista di indagine criminale, ma un po' su tutta la situazione della Sicilia nel 1876. Ecco, questo è uno di quei romanzi molto belli che danno uno scenario, La stagione della caccia, dove si emerge un po' questo spaccato di che cosa avviene nei 15 anni subito dopo l'Unione d'Italia. Poi vediamo un attimo, per quanto riguarda Montalbano, allora c'è per esempio Un mese con Montalbano, sono una serie di romanzi brevi, quindi chi volesse per la prima volta approcciare il commissario Montalbano, questo che si chiama Un mese con Montalbano, sì,
Un mese con Montalbano, e una serie di racconti che sono molto carini. Quindi c'è sempre ovviamente Montalbano, ci sono fatti criminali. Io vorrei anche per la prossima volta cercare di prendere un autore italiano, ma siccome non voglio io scegliere, io ti manderò una lista di 15 o 20, no, 20 nomi e tu veramente alla cieca sceglierai con Va anticipo bene. come un sorteggio. Ci Sceglierai, sto. e questo perché? Perché di questi autori, due li ho conosciuti proprio a casa loro, sono andata a casa loro, e due di questi, i loro libri sono un uomo e una donna, sono tradotti ormai in tante lingue europee, anche in altre nazioni fuori dall'Europa. Altri due o tre, pur non avendoli mai dal vivo conosciuti, varie volte ci ho chattato anche in privato. Una di queste persone di Milano, molto carina, gentile, mi ha dato anche informazioni utili e interessanti su certe cose. Quindi, siccome a questo punto io non voglio fare torto a nessuno, Sarò ecco, quindi io con sarai tu, l'estrazione. e quando io ti mando la lista, tu scegli. D'accordo. Siamo Ok, tutti. allora ti ringrazio per questa bella chiacchierata e per aver conosciuto meglio comunque non soltanto Montalbano, ma soprattutto Andrea Camilleri, che di lui effettivamente non si conosce molto, ecco. Certo. Quindi ti ringrazio. E al mese prossimo con un altro autore di cui parlare, ecco. Ok. Un Ciao. abbraccio. Grazie, ciao.